Buongiorno, signore Alessio, ma ieri era martedì e generalmente martedì non riesco a fare streaming, quindi perché mi aspettavo soprattutto ieri sera, quando vi avevo detto che questa settimana, martedì, mercoledì, giovedì e basta, di sera era lavoro, quindi non si può. Comunque, buonasera, buongiorno, buona mattina, buona alba. Sono troppo abituato a streamare di sera, questo si è capito dal mio saluto iniziale. Comunque, buongiorno, buongiorno signore Alessio. Allora, ho già caricato, visto che ci metto un po' a caricare. Tranquillo, tranquillo Alessio. Oggi dobbiamo fare un po' di cosine. Dobbiamo cercare di fare un po' di cosine. Continuiamo ad avere il problema della popolazione, ovviamente. Abbiamo abbondanza di posti letto, una trentina disponibili rispetto a quelli... No, rispetto a nulla, una trentina disponibili. Però ci servono tutti, probabilmente ce ne servirebbero anche di più. Quello che abbiamo fatto la volta scorsa, prima di chiudere, dopo il ritorno, perché vi ricordate che abbiamo avuto il problema della disconnessione, e probabilmente quindi non è detto che tutti abbiano visto quello che ho fatto e detto dopo essere tornato online, era che ci siamo messi a guardare non tanto questo, che comunque ci dice che tutti i lavori più importanti che ho assegnato sono occupati, e che abbiamo quindi 5 braccianti disponibili. Buongiorno, hai visto il nuovo aggiornamento di Timberborn, il giochino di castori che avevi portato? Merita davvero, hanno aggiunto una nuova bella tematica nel mercato, se ti va. Matteo DF, buongiorno. Sì, ho visto che c'è l'upgrade, cioè, buonanotte, la patch che aggiunge un po' di cosine, anche l'acqua sudicia, l'acqua radioattiva, l'acqua fognaria. Ci torneremo forse, non è in programma a breve. A breve finiremo di vedere Farthest Frontier, quindi questa è forse una delle ultime live. E poi c'ho altre cose da portarvi, tra l'altro una nuova chiave di un'altra cosa che cercherò di infilare tra una schedule e l'altra. Allora, vediamo se riesco domenica, ma non è detto. E quindi sì, so che c'è, esiste. Dicevo, non abbiamo tanto visto questo, ma abbiamo cercato dove diavolo sono. No, non è qui. No, non è qui. Ok, è lassù. Questi, che sono forse più importanti di qualunque cosa, e noi non li abbiamo mai cagati zero proprio, che sono i grafici, che ti dicono quanto consumi su quanto produci. Per esempio, abbiamo un consumo irrisorio, cioè no, scusate, un consumo enorme di cereali, con una produzione... Non so perché, ma forse perché non abbiamo... Boh, zero. Perché forse parla di pane. Perfetto. Per quanto riguarda la produzione di proteine, siamo ben messi rispetto al consumo. Gli ortaggi pure. La frutta proprio a iosa, proprio. Facciamo frutta al più non posso. E abbiamo iniziato a fare anche i latticini da un po' dall'anno 22. Anche lì il consumo è sotto, quindi ci va bene. Abbiamo un po' di deperimento, inevitabile, in conseguenza della maggiore produzione, però quello lo possiamo gestire. Quindi come agricoltura siamo messi bene. Materiali prodotti, nel dettaglio, possiamo andare a vedere ogni singolo tipo di materiale. Abbiamo un consumo astronomico di legna da ardere. E questo probabilmente dovremo intervenire a breve. Di sego ne produciamo abbastanza, di assi di legno
la produzione sta scendendo. Lingotti d'oro non li produciamo praticamente, produciamo quanto consumiamo, cioè appena produciamoli li usiamo. In questa puntata dovremmo produrre anche i mattoni, iniziare a produrre anche i mattoni. Altre cose, in realtà le scarpe abbiamo iniziato a consumarle di più, quindi forse dovremmo aumentare un pochino la produzione di scarpe. I cappotti di pelle è crollata la produzione, ma proprio crollata, perché probabilmente abbiamo finito le pelli. Mi viene in mente questa cosa. Fammi un po' vedere. Pelli, pelli. No, ci abbiamo 151. Allora, perché è crollata la produzione di cappotti? Scusami. I cappotti li produciamo qua giù, sotto. Ah, è proprio ferma. Perché abbiamo raggiunto il massimo? Ne ho 30. Ok. Ho fissato un massimo di 30 e l'abbiamo raggiunto. Possiamo fissarlo a 50. No, ma quota massima 50, perché è fermo? Non so, vabbè, mettiamo in play, vediamo. Questa non la capisco. Questa non la capisco davvero. Aspettate che si è bloccato tutto. Ok. Va bene. Quindi, dicevamo. Qui stavamo provando a migliorare un po' la situazione del villaggio. Mi stavo chiedendo se non si può dire a questo tizio dove diavolo andare a. Perché lui raccoglie roba, ma. No. Ok. Ma tra l'altro, qui non hanno. Ce l'hanno un magazzino? No, non hanno un magazzino. Scusami, eh. Il magazzino più vicino è questo? No, dai. Eccolo, scusa, non lo vedevo. Ok. E soprattutto, perché tieni i cereali qua quando hai il granaio? Perché è pieno? Abbiamo già scelto, va bene, quindi abbiamo una produzione anche eccessiva di. Ok, allora dicevo, una cosa importante che dovremmo iniziare a pensare di mettere su è la fabbrichetta di mattoni. E ovviamente noi per adesso abbiamo soltanto questa zona dove ricaviamo l'argilla ed è ovvio che andremo a mettere qua. Chic, ma veramente nessuno mi ascolta quando dico le cose, vero? Sì. Adesso mi metto. Eccoli qua. Fornace, quindi credo che sarà un problema dal punto di vista della desiderabilità, ma anche degli incendi. Allora, questa stradina che io ho messo così mi rompe un po' le palle e tra l'altro non la usano, mi sa. Quindi questa stradina che taglia così la leviamo e andiamo a rimetterla a fornace. Allora, la mettiamo qua, quindi da lì a là, quindi T da qui a qua. Vai.
E nel frattempo poi dovremo mettere anche un altro pozzo, secondo me, perché la fornace è a pericolo di incendio, quindi un pozzo potremmo metterlo qua. So che ce n'è uno anche qua, però glielo mettiamo proprio accanto. Vai. Nel frattempo, l'altro giorno, quando poi abbiamo avuto il problema di disconnection, ho completato e assegnato la costruzione anche di queste cose che stanno portando avanti. Hanno già costruito il magazzino che dovrà raccogliere essenzialmente i minerali lavorati, quindi i lingotti. E forse è stato stupido scegliere di mettere i lingotti qua, dovrei cercare di piazzarli in un posto ben difendibile, tipo un posto sicuro, e lo proveremo a piazzare qui, tesoreria o come diavolo si chiama, e poi cercheremo di eliminare la possibilità che i lingotti vengano stoccati fuori, però per adesso i lingotti d'oro li terremo qua. Va bene, ci sta, dai. Allora, quello che dobbiamo cercare di fare è limitare al massimo nuove costruzioni. Ma alcune le dobbiamo fare assolutamente. Perché lo spaccalegna inizia a essere necessario. Abbiamo visto che che il consumo è aumentato tantissimo. E quindi lo spaccalegna ci serve. Qui abbiamo. Ok, perché qui. Ok. Panno di caccia che può essere migliorato. Interessante. Dove vado a mettere uno spaccalegna? Qui la desiderabilità è già ai minimi storici, quindi ci potrebbe stare. Un posto dove non devo abbattere alberi. Come lo mettiamo qua. E poi ne mettiamo anche un altro in realtà. Dunque, ne abbiamo uno qua, giusto? È lui, sì. Ne metterei uno qua sotto pure. Pure qua sotto. Con un centro di raccolta pure qua. Quindi mettiamo alloggi, no, deposito, risorse, c'ero, praticamente c'ero, non segheria, freccia, no, dov'è? Sono completamente rincoglionito? Possibile. Campo di lavoro, eccolo. Non è male qua. In realtà accanto ci mettiamo lo spaccalegna. No, non la segheria. Ho detto lo spaccalegna, che non è qui. Dai su. Qui già la desiderabilità è bassa e quindi vai. Ok, ad adesso mettiamola, che poi
poi beh, il bello perché dico le cose e poi non le faccio, no? Ma da adesso cerchiamo di limitare. I nuovi edifici, non tanto i nuovi edifici in quanto costruzione, ma le nuove attività, perché dobbiamo assolutamente aumentare la popolazione prima di poter davvero metterci in marcia verso il futuro. È un futuro roseo e pimpante. Non so di che cosa sto parlando, ma va bene così. Ok, chic, tranquillo. È solo che non sei il primo che ha detto che mi ha cercato ieri sera. Cioè, no, te non hai detto che mi hai cercato ieri sera, però qualcuno mi ha cercato ieri sera. Ok, vai. Ok, ora ci fermiamo. Ora veramente ci fermiamo. Controlliamo che il magazzino vicino qua possa raccogliere i mattoni. Il magazzino è questo. Non vedo i mattoni. Vi giuro che non vedo i mattoni. Perché forse non è il magazzino che tiene i mattoni, ma è l'altro tipo di questo. Esattamente, il deposito. Non è troppo lontano, dai. Direi che può andar bene. Va bene. Qui stanno completando la costruzione. Abbiamo finito l'oro per costruire questo edificio. Molto bene. Mancano 261 d'oro. Per caso qua ho dell'oro? 40. Niente da fare. Cerchiamo di vendere qualcosa al mercante che sta arrivando. Perfettissimo. Possiamo anche aumentare un po' le scorte di roba da vendere. Tipo, possiamo vendere del miele? Lo so, ok. Potremmo vendere del cibo? No. Scarpe, legna, evitiamo. È arrivato il mercante. Cosa ti posso vendere? Cosa ti posso? Cosa vorresti? Delle giacche di pelle qua? Poi vorresti della pietra che ho finito. Merda. Davvero? Vorresti del sapone. E del. Ok, allora facciamo così. Trasferisci oggetti, conserva una ventina qua. E una ventina anche di sapone, se non una trentina di sapone. Ok. Ora, problema della pietra. È brutta sta cosa, eh? Perché l'unico campo che mi raccoglie pietra in realtà è questo. Io quasi quasi direi che vi mettete a raccogliere molta più pietra che legno. Voi. E abbiamo altri posti pieni di pietra? Temo di no, sapete? Temo di no. Non mi ricordo. Ok. Non mi ricordo di posti pietrosi. Questa è la fine della mappa. Qua c'è un po' di pietra. Qua c'è un po' di pietra. Qua c'è tanta pietra. Molta pietra. Molta pietra. Molta pietra. E si costruisce un altro. Centro di smistamento pietre qua. No, no. Lo so che ci metto il mouse sopra, ma non lo. Ah no, no, giustamente, è questo. Vai.
predatori stanno attaccando, ma che novità! È un orso. Oh, che bello! Sto povero disgraziato che corre disperato, cioè, sperando di non essere mangiato da un orso. Però almeno adesso abbiamo le difese cariche, cioè pronte. Cioè... Ah, proviamo una cosa. Vediamo se suonare l'allarme qua chiude le porte anche del... No, col cazzo. A parte che non le sta chiudendo neanche lì, quindi... Sono confuso. Dai, non morire, non morire, non morire. Minchia, la freccia ricerca di calore c'ha proprio qui, eh. Corri, scappa, 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 brava, entra lì dentro, brava. Che ora arriva lui. Dai di arco e frecce. Bravo, i predatori stanno attaccando. Un altro colpo. No. Va bene. Ottimo. Va bene. Ok. Però non ha chiuso le porte. La cosa non mi piace troppo. Capo di bestiame nato. Lui è qua. Ok. Non abbiamo ancora roba da vendergli. Arriva un altro. Chic, non sei il primo che osserva questa cosa. Io ti dico che va bene, puoi aver ragione, in effetti siamo dispersi abbastanza, ma le risorse sono disperse. Quindi, come la mettiamo? L'alternativa è quella forse di fare una grande città centrale e poi riempire le zone di produzione disperse di questi alloggi di secondo grado, che però sono alloggi temporanei, danno tanto spazio agli abitanti, ma non sono la loro casa, quindi devi costruirlo in più rispetto alla casa e in teoria permette agli abitanti di stare un po' più lontano da casa. Però in realtà, ok, vediamo un po' se possiamo, potremmo venderli, ma mi dà poco per le scarpe. Loro vorrei evitare di venderglielo. Vediamo se arriva. Un po'. Dai, voglio sapere cosa sta portando lei su. Ma oh, ce l'avevo fatta. Ok. Ok, le carriole non è che danno un sacco di, sinceramente, eh. Poi perché stava portando. Non lo so, vabbè. Ok. Dovremmo esserci? Sì. Allora, vendiamo tutti questi vestiti. Ok. E trasferiamo l'oro alla città. Vai. Così dovremmo riuscire a completare anche questo edificio. Questo è già completato. Ok, tanto
tasso di produzione, direi che mi piacerebbe avere più oro, sinceramente. 5 di minerale grezzo e 4 di carbone, ma io ce l'ho il carbone in scorta. Comunque facciamo un pochino più di oro, va. Ma ho una domanda. Ma vuol dire che 5 minerali d'oro più 4 di carbone mi danno 100 lingotti? No. Davvero? Lo scopriamo subito perché stanno producendo adesso. Zero braccianti, zero spaccalegna. Oh, Dio santo, perché? Volevo capire lo stato di avanzamento del lavoro qui. Perché qui, ok, stanno producendo al 114% con la velocità di produzione, ma quanto ci vuole per... Ok, tempo di viaggio lunghissimo, va bene. Ah, questi sono gli stampi, eh. A meno che i lingotti di cui parla questo gioco non siano l'equivalente di monete, quindi allora avrebbe senso che 5 minerali grezzi d'oro mi diano 100 monete. Tempi di viaggio mostruosi, va bene. Trasferimento merci 68, lavoro 9, bisogni primari 4%. Forse un carraio vicino qui potrebbe far comodo. Anche se c'è lui, ma lui per un male... Forse i carrai sono davvero importanti. Però, ribadisco, ci siamo fissati un obiettivo, cercare di fermare la costruzione di nuovi edifici finché non abbiamo davvero risolto il problema. Sì, la mappa che ho scelto è difficile, cioè non è una mappa facile. Per esempio, alcune risorse non esistono proprio, quindi le puoi soltanto importare. E ci sono molti minerali, ma è molto poco fertile, per esempio. Quindi quello l'ho fatto, ho scelto io di volermi così male. Quando ho impostato la mappa ho scelto questa, Valle Alpina. Perché in genere le partite precedenti le avevo giocate su altri tipi di mappe, quella super fertile, poi ci sono varie tipologie di mappe. Quella molto arida, che è molto simile a questa, credo. Quindi me la sono cercata da solo la difficoltà. Volevo capire. Per adesso non abbiamo ancora prodotto un singolo lingotto d'oro, eh? Questo sta portando del... Dove? Scusami, eh? Dove stai portando questo ferro? Tipo, spiegamelo.
È un mistero. È un mistero. Ma è perché è pieno il magazzino? Marchi, sei un coglione, è pieno il magazzino. Oddio, ok. Allora, calmi tutti. Qui dobbiamo ottimizzare un po' la distribuzione delle cose. Sì, assolutamente. Assolutamente, perché i magazzini sono strapieni. Di cose lontane. Ok, allora, calmi. Intanto vediamo se qui abbiamo la fornace. Oh, non abbiamo ancora la fornace, perché ci mancano i braccianti per costruirla. Va bene. Allora, questo magazzino, col cavolo che deve accettare l'oro. Ma stiamo scherzando? E direi che col cavolo deve accettare anche il legno. Oddio, c'è uno spaccalegna qui. Ok, accettamelo il legno. Però oro, carbone, ferro. Le pietre? Non ho un centro di raccolta vicino. Non raccogliere le pietre. Non mi interessano le pietre. Ok. L'argilla ovviamente sì, la sabbia no. Le assi di legno? No, la produzione è lontanissima, quindi non accettare. Carta? No. Mattoni? Mattoni sì. Botti? Boh. Non abbiamo ancora una produzione di botti, quindi non pensiamoci adesso. Poi, andiamo giù. Qua non ho uno di questi zona di deposito, mi pare, quindi niente, eccola qua, un'altra zona di deposito. Allora, te hai la legna, assolutamente ok, niente assi, niente carta, niente mattoni. Tienmi la legna, non tenermi la roccia, non tenermi il ferro, non tenermi l'oro, non tenermi... Ok, via tutta sta roba, via tutta sta roba. Ci credo che fanno milioni di chilometri. Poi dobbiamo allargare gli altri magazzini, eh? Ma come non riesci a produrre lingotti d'oro? Dividi subito. Usi l'oro per altro oppure... Non sai dove mettere. No, non li hanno ancora prodotti. È lenta la produzione. Probabilmente ora l'hanno fatto. Aspetta, ti vado a vedere. Era questa. No, non è questa. È questa. È questa. Oh, hanno fatto i loro primi 100 lingotti d'oro. Perfetto. Molto bene. Molto, molto bene. Ok, stavamo facendo una cosa ben più importante. Allora, qua abbiamo detto a tutti che... Ok, perfetto. Qua giù non ho un'altra zona di deposito. Giusto? Giusto. Perfetto. In realtà ne ho bisogno, perché infatti forse è qua. No, non è qua. Qua ho messo un centro di raccolta legname, quindi in realtà una zona di deposito per i tronchi ce la dovrei mettere. E la mettiamo, ovviamente non la costruiremo per adesso, perché è molto lontana dall'essere pronta. Non abbiamo braccianti, quindi. Però intanto la impostiamo. No, deposito, eccolo qua. Zona di deposito, ok. E la mettiamo. Qua. E poi la imposteremo. Anche perché in realtà aspetta, no, non è un buon posto. Non è un buon posto. Oddio, è un buon posto? Sì, puoi fare, potrei fare un'altra. Tanto la zona di deposito mi pare non richieda lavoratori. Esattamente, quindi ne posso mettere quante diavolo mi pare. Quindi ne mettiamo una anche qua a raccogliere le pietre. Ovviamente la dobbiamo appiattire sta zona se vogliamo fare così. Proviamo, poi me lo scorderò. Però ok, quel magazzino è più o meno fatto. Poi andiamo su qua. Allora, questo deposito è vicino alla segheria. Ed è quasi pieno, però non è pieno del tutto.
Quindi, questo deposito deve occuparsi di legno e legnami vari. Quindi via i mattoni, via la carta, via tutti questi minerali. Via, 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 via. Ok, quindi questo fa solo legno e probabilmente me ne servirà un altro. Però, poi, altre zone di deposito, secondo me ne devo mettere una qua. Poche storie. Deposito, deposito qua. Però quasi quasi lo metto qua. Lo so che non ho braccianti per farlo, però qua mi piace di più. E qua ci mettiamo un altro deposito per i minerali. Poi, ok, zona di deposito questa. Questa è la zona di deposito per i minerali. Quindi via questo legname, assolutamente, via il legname. Le rocce le terrei perché c'è questo qua. Minerali sì, l'argilla no perché l'argilla è lontana. Ok. E questo è veramente pieno. Questo è veramente pieno. I magazzini? No, i magazzini sono mezzi vuoti. Dov'è? Ne ho un altro è qua, ok. No, e poi i magazzini sono vuoti. Magazzini sono davvero vuoti. Ok. Vediamo se così si razionalizza un po' la cosa. Sì, 1000. 179 abitanti. Tesoreria. Braccianti sarà difficile. Zero. Non ho ancora avuto un singolo mattone costruito, davvero? Sì, perché non ho ancora costruito la... Ok, dai. Vediamo se è così. No, ma perché mi mancano... Mancano lavoratori un po' ovunque. Mi mancano una decina di lavoratori per le risorse. Non c'ho un indicatore di quanto la città è apprezzata all'estero, gente che vuole venire a stare da noi, eh. Ecco, questa è brutta. Che soltanto 19 alloggi siano riforniti di legna d'ardere non mi piace mica. Perché? Thank you.
tasso di migrazione è alto comunque. Quindi è semplicemente un problema di aspettare. Dobbiamo semplicemente aspettare. Cosa serve per migliorare questo? I benedetti mattoni. Ah, i benedetti mattoni. Non è che un mercante che mi vende mattoni. No, non ho proprio mercanti. Va bene, è un inverno simpatico. Abbiamo 370 di legna da ardere. Forse la legna da ardere la devo rendere disponibile anche più lontano. Qua ci ho messo lo spaccalegna. Qua la raccoglie. Qua c'è uno spaccalegna, quindi qua la raccoglie. Qua la raccoglie. Giusto? Quindi ok. Va bene, più o meno. Questo non mi ricordo cos'era, ma servono 75 mattoni. No, ok. Si può con il materiale giusto. Mi manca la produzione di mattoni. Però finché non ho abitanti. Ho un nuovo abitante, dai, un bambino è cresciuto. Piano piano, dobbiamo solo aspettare e non costruire altra roba nel frattempo. Perché tanto non riusciamo a costruirla. E quindi o compro 50 mattoni da un mercante appena lo becco che ha i mattoni, oppure aspettiamo che la fonderia, cioè non la fonderia, il mattonificio sia pronto. Campo di raccolta qui raccoglie pietre, ma immagino che. Ah, ce n'ha ancora un po' di pietre, va. Senti, metti anche un po' di legno, va. Tanto ormai disboscare per disboscare. Solo alberi maturi. Anche questo è solo alberi maturi, vero? Sì, ok. Qui piano piano gli alberi. Il bello di questo gioco è che comunque se gli alberi non li abbatti, dopo un po' ricrescono, cioè si allargano un po'. Quindi se fermi l'estirpamento, la brutale. Cos'è tutta sta gente che si muove così? Andate. Raccogli minerale, bravi, andate a raccogliere. Voi che fate? Raccogli minerale. Ah, sono tutti i minatori che sono appena usciti di casa e vanno a raccogliere. Bravi, bravi, il vostro padrone è contento. Questo quanto carbone ho? 875, 1000, 6000. Carbone e ferro tra poco esauriscono, cioè quindi abbiamo poco. E il carbone dov'è? L'alternativa? Cerchiamo una miniera di carbone sfruttabile, va, mentre aspettiamo. Una miniera di carbone sfruttabile. Bella, bella cosa, no? Sarebbe una bella cosa avere una miniera di carbone sfruttabile. Che è tutto lontano, troppo lontano, troppo lontano. Andiamo a vedere se c'è qualcosa più vicino. Ferro. Carbone, 5000. Bah, senti, l'alternativa è qua. Neanche vostro potestà, sindaco, no, padrone. Sì, forse. Lo so, grazie. Lo so, lo so, lo so, avete ragione.
Avete ragione, non posso aspettare di avere i mattoni che non sto producendo ancora e quindi dobbiamo vedere se riusciamo a mettere delle zone di deposito in più nel frattempo, senza aver bisogno, e no, qua. Lì non dovrei aver bisogno di... no, l'unica è qua. Non è bellissimo, però diamoci la priorità e ci metteremo pietra e minerali, così da qui e qua ci vediamo. Vero che è sopra una cava di sabbia, però sabbia ne abbiamo, dai. Allora, qui vediamo questi, ok, sì. E questi tipi di risorse principali, sì, tienile. Ok, vediamo se è così. Ah no, aspetta, 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 no, questa no. L'argilla non la voglio. L'argilla non la voglio, è troppo lontana da qui. Ok. Courage, buongiorno. Buongiorno, vedi? Porca miseria, cos'è argilla questa? No, pietra. Sembra argilla, ma va bene, è pietra. No, non è pietra, è ferro. Ferro arrugginito, quindi è rosso. Questo l'abbiamo finalmente costruito. E cos'è? Una fucina. Ok. Allora, la fucina in realtà non ha lavoratori, quindi questo è chiaro. Però, quando avrà lavoratori un giorno, producimi sicuramente attrezzi. Poi attrezzi pesanti. Che li vedo belli, preziosi, e poi nelle pause pranzo è un po' di armi che potrei anche. Va bene, servono lingotti, quindi va bene. Questo me l'hanno cosato, quindi posso dirgli di fare un deposito pure qui. Vai. Ovviamente non potranno costruirlo perché non ho... Ah, quelli però così gli distruggo al raccoglitore un bel po' di... Raccoglitore, raccoglierai meno. L'abitante allo scorbuto e uno è cresciuto. Speriamo non sia la stessa persona. Messaggio di servizio. Chic, sono in pausa caffè. Chiudi le finestre che grandinerà. What? Sono questi messaggi privati in codice? Ok. Da aspettare.
Guarda, questa manodopera dispersa nei campi invece di andare nel settore industriale. Guardali quanti sono! Guardali! Dannati contadini! Capiti bestiame nati. Otto su sei. È arrivato un mercante, vediamo se hai i mattoni. Ovviamente non hai mattoni. Queste qui però. Queste qui. Ti posso vendere qualcosa che ho a disposizione? Della birra, ti vendo della birra, ti vendo un po' di birra, dai buono, non so, l'edificio ha bisogno di lavoratori, grazie, molto gentili, ti vendo della birra, 250 di oro, ok, e in cambio mi dai questi, grazie, troppi. Quanto ne ho? 2,40. 40, 40, compra e trasferisci. Vai. Ok. Così almeno vediamo di fare un po' di cesti. Dov'era l'accestaio? Era qua però la cestaia. La signora che fa i cesti è una signora. E il deposito è qua, giusto? E nessun, ci sono altri depositi che accettano. Ottimo. Anche lui. Ottimo. Molto bene. Lui. Molto bene. E lui. Molto bene. Hanno i messaggi in codice loro, sì. Ok. Ovviamente però non abbiamo risolto il problema dei mattoni. Il problema dei mattoni per adesso è lontano dall'essere risolto. Molto lontano dall'essere risolto. Però io mi ero detto che non devo costruire altri edifici finché non quindi qui forse hanno spianato però. Quindi il deposito lo posso, se ritrovo dov'era, perché chi se lo ricorda qua dov'era. Qua sembra spianato, ma non mi sembra poi così tanto spianato. Ma l'avevo messo qui a spianare. Spiana, spiana che ti spiana. Non è, sì, dai, è chiaramente questo, ma qualcosa è andato storto. Perché il deposito qui non me lo fa fare. Proviamo a rispianare. Abitanti diplomati. Il problema è che se sono diplomati. Istruzione di base. Certo,
Cioè, te a 9 anni ti sei già diplomata? I miei abitanti sono dei piccoli Einstein. Molto bene. Sono fiero dei miei piccoli abitanti. Questo non arriva. Sono fiero. Ho 1.000 di denaro. Mamma mia, no, 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 no. Tesoreria subito. Tesoreria subito. Che qui se ci attaccano di nuovo mi fregano tutti i quattrini. È venuto uno schifo, ma va bene lo stesso. Tesoreria subito. E dai, però, è cattiveria questa. È cattiveria. È cattiveria, vero? Dimmelo, dimmelo che è cattiveria. Me lo dici subito. E io mi metto il cuore in pace, no? Porca miseria. Allora, leviamo sta strada. Leviamo sta strada. Leviamo sta strada. La leviamo. E questa strada pure, no? Questa la lasciamo. Poi mettiamo dritta qua. Ok? Poi. L'ho appena detto, no? L'ho appena detto, l'ho detto, l'ho detto, non l'ho detto forse? L'ho detto. Ora mi attaccano. Che cavolo. Perché questa strada non deve poter. No, no, scappate! Scappate! Ok. No! Quanti cavolo sono? Ok, lei forse si salva. Non bastano le torrettine qui. Dai, mi porteranno via milioni di cose. Su 40 pelli. Vai a fare in. Aspetta che l'abbiamo ammazzato. Dai. Da maledetti.
Hai finito le frecce. Cosa sta inseguendo lì che hai finito le frecce? Ah. Allora, ora abbiamo comunque una produzione costante, no? Ok, di lingotti. Quindi direi che... Ah, ma perché qui non abbiamo mai... Ecco perché non mi... Perché non è completata qui, sul serio. Forse. Va bene, va bene. Difese. Una. Qui abbiamo avuto la dimostrazione che non bastano. Dannazione. Due. E 3 e portati via loro perché non c'erano zero qui. Porca miseria. 600 lingotti d'oro. Bene. Molto bene. Molto bene, molto bene, molto bene, molto bene, molto bene, molto bene, molto, l'ho già detto molto bene, se volete lo ridico, molto bene. Posso ridirlo anche, speriamo di non aver esagerato. Perché questa non la finiscono di costruire? Sto pezzo di palizzata del cavolo? Non lo so. Non hanno accesso? Può pure stare che non abbiano accesso. Proviamo a fargli una cosa del genere. O da sotto, forse.
Ok, ora qui, me la fai fare la tesoreria, per favore? Chiudiamo sta benedetta tesoreria. Oh, evitiamo di mettere al sicuro un po' l'oro. Siamo ancora nella solita situazione di non avere abitanti che lavorano. Ah, questo perché è morto? Che cosa gli è successo? Morto di malattie in mezzo alla strada, perfetto. Così. Cimitero per adesso 36 su 100 posti. Disidratazione, perché? È sempre lui, eh? No, non è sempre lui, è uno nuovo. Cos'è, vuoi un pozzo vicino a casa? No, sai cosa ti faccio? Vediamo se... Vai. Capanno di raccolta. Vediamo se con la casetta vicina. Oh, mamma mia, va bene. No, l'hanno costruita la palizzata finalmente. Ok. E quindi era davvero il problema di accesso. No, ma perché muore la gente di vecchiaia? 74 anni, sei giovane, puoi ancora lavorare. Granaio, mi sa che ne costruiamo un altro di granaio. Ma no, perché non posso, devo mettermi a costruire altre cose. Aspettare che arrivino degli immigrati da sfruttare. È molto educativa questa live, vero? Sì. Guarda, tantissimo. Dite che dovrei ridurre un po' il numero di contadini nell'emergenza. Qui hanno spianato. Vediamo se adesso non mi fanno fare... Adesso sì, va bene, tanto non lo costruiranno mai perché bisogna disboscare per costruire e non abbiamo braccianti. Molto bene. Sono armillatori, va bene. Grazie.
sto pensando se stand. Ok, questo. Ok, questo. Attrezzi, ok. Guarda, puoi tenermi anche archi e frecce, su. Frecciaio. Speriamo che con questa marea di torri di guardia di avvistamento che non hanno personale, perché rimane lo stesso problema, perché comunque per me, per avere personale devi piazzare gente sulla torre qua. Che cosa vuol dire? Vuol dire avere popolazione disponibile e io non ce l'ho. Allora, proviamo a. Intanto finiamo qui, poi vediamo quanta. Finiamo qui e impostiamo sta cosa. Quindi leverò tutto l'oro dai magazzini e lo metteremo qua. Sempre che mi finiscano di costruirla, c'ha pure la priorità, ma per adesso dobbiamo aspettare. Sei te che mi stai portando la pietra? No. Forse lui. Ma di un carico di due basta? Ma perché siamo a corto di pietra? Porca miseria, siamo a corto di pietra. Ma che bello! Ma che bello! Com'è bello quando uno è a corto di pietra? Oh signore, ma perché? No, un altro abitante è morto. Ma perché la gente muore? Non. Perché? Di malattia poi. Ah, vabbè. Qui non avevo impostato un. Campo di lavoro? No, davvero? No, dai, sì, l'avevo messo. Sono quasi sicuro. Sì, sicuro. No. Senti, raccogli risorsa con priorità. Vai. Tanto non ho braccianti. Dannazione, non ho braccianti. Ecco perché non ho pietra. Giusto? Giusto? No, dico giusto. Ok, allora, vediamo un attimino di dare un'occhiata a sta roba per dove sono i grafici. Allora. Cerchiamo di raccogliere gente, va bene? Troviamo gente. Proteine. Abbiamo una produzione che è leggermente superiore ai consumi, quindi la carne va bene. Il pesce. Abbiamo una produzione inferiore, no, ma leggermente superiore al consumo, quindi non ci serve e non ci andiamo a lavorare. Raccolta delle uova, consumo maggiore della produzione, quindi niente da fare. Pesce affumicato, abbiamo un consumo maggiore della produzione. Non bene. Cereali. Allora, vediamo un po'. Ortaggi. Produzione inferiore al consumo. Molto bene. Frutta. Produzione molto maggiore del consumo. Potremmo lavorare su quello.
latticini, praticamente tutto quello che produco va perso. Il cibo per contadino è pochissimo. Ed ho un alto consumo rispetto alla produzione. Perché in realtà di campi che producono cibo ne ho pochi rispetto a tutti quelli che ho. Comunque, allora, agricoltura, pellicce. Pellicce produzione è alta e mi hanno rubato un bel po' di roba, tra l'altro. Però sulle pellicce non ho un controllo diretto perché derivano dalla caccia, che però mi serve per la carne, quindi erbe. Tutte le erbe che produco le perdo. Lino ne produco molto di più rispetto a quello che consumo perché ho smesso di produrre, perché non ho gente che produce. No, non devo autoconsumo, no, no. Consumo elevato di miele. Cera, produco cera senza usarla perché non produco candele. Cereali, produco troppi cereali. Cereali, ne produco troppi. Ora, siccome produco troppi cereali e per produrre cereali mi servono i contadini, e di contadini ne ho tantissimi, non è che per caso tutti questi campi. Allora, questi mi servono per i bovini, come cibo per i bovini. Però oggettivamente, ed è segale, giusto? Dov'è? Segale, ok. E questo invece è il grano per la birra. Però in realtà di birra quanto grano produce sto campo? Cioè, è terrificante, davvero? A parte che gli potremmo dare una fertilità bassissima, proprio praticamente inesistente. Proviamo a dargli un po' di una bottarella di fertilità, ma impatto sulla fertilità più 3. Fagioli, più 1, alterniamo, mettiamogli un po' di. Per un anno non avremo produzione di cereali, speriamo che mi basti. E tra l'altro qui me li mette come cereali, ma la segale ha un simbolo diverso. Dove mi mettono tutta la segale loro? Segale, fertilità. Raccolti. Mario, ma buongiorno, buongiorno. Sì, mangiano senza che gli dica nulla, sì. Gli devi fornire il cibo, ma poi se lo vanno a prendere da solo, da soli. Vabbè, però questa cosa non ha risolto niente in realtà. E i contadini mi servono, comunque mi servono. Quindi, vediamo un po' di capire se c'è qualcosa che produco troppo. Comunque sì, di cereali ne ho troppo. Merci, allora, vediamo un po'. Lino, niente. Scarpe, no. Cappotti di pelle,
Cappotti di pelle è una produzione eccessiva, in effetti. Però quella la gestiamo già con i numeri automatici. Cesti è una lavoratrice. Sapone no. Consumo di attrezzi elevatissimo. Medicamenti, attrezzi pesanti, lasciamo stare. Trappole piramidali, non so neanche cosa siano. Estrazione, tronchi. Pietra, minerale d'oro ne sto consumando, sabbia, non la uso la sabbia per adesso. La sabbia potremmo fermarci a raccogliere benedetta sabbia, no? Dov'è la sabbia? Quanta ne ho di sabbia? 588. Ciao, cioè di sabbia mi basterà 300 per adesso e il minimo facciamo 200. Perché non sto ancora facendo il vetro. Quindi per adesso la sabbia non mi serve. È vero che è una miniera sola, quindi in realtà non ci sto guadagnando molto, però piccoli passi. Quindi abbiamo detto. Sabbia era qua? Raccolta, ok. Argilla. L'argilla la sto usando, però ne sto usando meno di quella che sto estraendo. In effetti ho 400 unità. Non ho ancora la produzione di mattoni. Quanta gente sta estraendo l'argilla? Uno, due, andiamo a vedere. Sono in due. Facciamo che rallentiamo la produzione di argilla? È pericoloso, eh? Però in effetti. Ora che non sto facendo i mattoni, la produzione è il doppio del consumo. No, scusa. Era qua, argilla. Argilla. Sì, nel senso consumo molto poca argilla. Azzardiamoci a levare un lavoratore da qui. Poi, vediamo un po'. Raccolta e estrazione. Carbone. Il carbone lo sto usando e quindi va bene averne tanto. Produzione di ferro, è crollata la produzione di ferro, ma è ancora alta. Però anche lì è una miniera, cioè più che metterci i lavoratori, fammi un po' vedere. E ho due minatori. Leviamone uno. Vediamone uno, vediamo un po'. Sto veramente raschiando il barile, il fondo del barile. No, no, c'è l'immagazzinamento, ci sono i depositi. Alcuni li ho anche pieni. Gli orsi sono veramente pestiferi, eh. No, no, ok, grandioso. La signorina qui cacciatrice è stata risolutiva. Va bene. Oh, bene.
Sì. Oggetti utilizzabili. Ma anche no. Anche no. E allora, dov'è il deposito che tiene l'oro? Via l'oro di qui. Via l'oro di qui anche. Ok, non c'è già. Allora, dov'è tutto l'oro? Scusa, dove sto tenendo l'oro? Via l'oro di qui. Oddio, forse tenere l'oro qui va bene anche. Scusa, non è qui. Non è qua. Ma io ho 850 d'oro. Dove lo sto tenendo quest'oro, scusami. Pezzi di malattia, abbiamo un mercante, stress da calore, molto bene. Però ho un problema di scusami, eh. Ho quasi 900 d'oro. Dove li hai? Ah, tutti qui li tieni? No, eh. Eh no, 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 no. Ma proprio no, 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 no. E stai scherzando? Oddio, potrei fare una cosa in realtà, eh. Fare una cosa, allargare le mura. Da qui e chiudere qua. Però intanto ho 17 braccianti addirittura. Ho esagerato con la. Ma stai scherzando? Assolutamente sì. Assolutamente sì, io voglio tutta questa gente. Ma stai. Sì, venite, venite. E guarda, ti rimetto addirittura un lavoratore qua e te ne rimetto un altro qua all'argilla, guarda. Vai. Ok, ora ho un bel po' di braccianti adesso. Devo capire cosa stanno facendo, ma. Perché qui mi dà 20 braccianti addirittura. 21 braccianti per la città funzionante. Dobbiamo avere un grave problema di roccia, però. Di pietre, però. Perché praticamente è solo questo campo da lavoro qua che.
Allora, adesso che ho braccianti, in teoria dovrebbero esserci abbastanza persone per riprendere a disboscare per pulire le zone, per i nuovi edifici che ho impostato. Però non mi pare lo stiano facendo, quindi dove sono impegnati i braccianti che mi dice che ho? Aspetta un attimo, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Ok, l'anno 2, quindi qui mettiamo l'anno 3. Ok, in effetti produce anche qui un po' di grano, che non mi serve così tanto. Ok, no, perché non so dove siano i braccianti. Cosa staranno facendo i braccianti, secondo voi? Visto che tutti gli edifici da costruire che prevedono di levare un albero sono ancora bloccati. Qui è morto qualcuno sul lago. Vestiti fermi, perché ne ho... Ok. No, non credo ci sia. Non l'ho mai individuato un comando che metta in risalto che abbiamo attrezzi che vengono usati perché li hanno prodotti ma non li ho in deposito, quindi li stanno usando. Potrei anche aumentare un pochino la produzione di attrezzi. Sarebbe bello avere una popolazione che mi permetta. Dove stai andando? Cercarmi. Mi fa piacere che tu cerchi armi, ma... Frecciaio qualche arco ce l'ha. Bambino è cresciuto, mi fa piacere. Però io ho, in teoria, sulla carta, ho sia braccianti che costruttori a disposizione adesso. 7 costruttori e 9 bracci, sono già crollati i braccianti, però ne ho 9, 9. Stanno facendo qualcosa che non ho idea, non so bene cosa, tipo, no, non sono neanche qua, perché avevo dato una casa da costruire qua, ma non c'è. E quindi non lo so. Quindi boh, quindi ma, quindi ha, quindi chi lo sa. Ah, bene, 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 molto bene, molto bene, così per modo di dire. E soprattutto il mio problema di pietra non è risolvibile a breve, perché se non... qua c'è una bella zona pietrosa. 120, 200, 120. Altra pietra la andiamo a prendere qua, se avessi lavoratori che vanno a estrarre, ovviamente. Però non è questo il caso. Qua hanno di... No! Cioè, seriamente, non so cosa stiano costruendo e facendo i costruttori e i braccianti, perché... Tutte le produzioni che avevo impostato sono ferme.
che sia un bug e quindi in realtà non li ho? Ci sta. Sta. Non mi stanno neanche riparando le strutture. Poi a me non piace molto che il mio oro sia conservato qui. Cioè, beh, proviamo a fargli fare un'altra cosa. A allargare le difese. Quindi mettiamo un cancello. Ovviamente la strada passa un po' lì, un po' là. Dov'è tecnicamente la strada secondo lui? Posso scoprire se faccio così? Allora, la strada è lì, quindi la porta la devo mettere qua. Palizzata. Vediamo se questa me la fa. Qua. Palizzata. Qua. Ce la faccio a farla così o è troppo grossa? Oddio, un po' grossina, eh. Facciamo. Una cosa così. Cancello. Palizzata che la chiamo così però. Sì, ok, dovrebbe andare bene. E qui ovviamente non mi basta un cancello solo perché questa strada è storta. Vediamo se questo pezzo me lo costruiscono. Questo lo stanno costruendo, maledetti. E allora veramente non lo so.
Via Costante, buongiorno, grazie del follow, benvenuto. Controlla quanti costruttori. 10, sono al massimo. E ho pure 12 braccianti, non sono il massimo, ne avrei bisogno del doppio. Però le mura me le stanno facendo, è tutto il resto che non lo stanno facendo. Cioè mura, la palizzata, lo so che non volete che le chiami mura. Portami a vedere il sito di costruzione. C'è perfetta parità nel mio villaggio. Tutti vengono parimenti sfruttati. Non c'è discriminazione da questo punto di vista. Siamo anche a corto di archi a questo punto. Va bene, aumentiamo un po' la scorta. Allora, gli archi, quota minima, mettiamo almeno 5 in scorta, cioè, e di frecce ne stiamo usando tante, quindi quota minima 100, massimo 300. Mettiamo un po', è vero che il frecciaio è da solo. Guarda, ti metto anche la possibilità di averne due, guarda. Due frecciai. Vai. Sono le uniche armi che produco per adesso. Questo dovrebbe avere... E sono rispariti i braccianti. Perché probabilmente adesso stiamo usando la legna. Perché qualcuno ha depositato della sabbia qua nel mezzo. Cioè... Un edificio ha bisogno di più lavoratori, grazie, ne siamo coscienti. Il tessitore. Più
Signora tessitrice, io... Quanti vestiti stiamo producendo? Andiamo a vedere. Articoli lusso non credo siano i vestiti, vero? No. Merci utilizzabili. Vestito di lino. Consumo, vedi, la produzione è crollata. Quindi ok, diamogli ragione. Ah no, ma... vabbè. Sì, la produzione è crollata perché... Che non abbiamo lavoratori che le... Col freddo crepano persto, però non è che non hanno vestiti giusti? La curva si è ribaltato come camion in auto. Ah, pensavo tu facessi riferimento a SnowRunner. I vestiti c'hanno quelli di lino la cui produzione è crollata. E la produzione di pellicce è qua. No, i cappotti ce l'hanno. Vediamo un po' randomicamente. Vedi, il contadino ce l'ha. Prendiamo lui. Ah, si è vestito di lino che cappotto. Cappotto, ok. Come vestiti e scarpe... Ognuno ha la sua scorta, non è. Non è male questa cosa. Probabilmente la cestaia non sta più facendo cesti, ma chi se ne frega a un certo punto. No, c'è ancora un po' di roba che gli abbiamo comprato. I vincastri di salice ce n'è ancora. No, non. Non so, vediamo. La palazzata me la stanno mettendo su, quindi. Quindi ci sono i braccianti. Oddio, non mi hanno tirato giù questi alberi per tirare sulla palizzata. Questo è vero. Perché ora ho zero braccianti. Ora ho zero braccianti. Quindi non ho ancora costruito la benedetta fonderia, cioè dei mattoni. La bottega del mattonaio non ce l'ho ancora. Che è la prima cosa che ho chiesto di costruire, tutto il resto quindi non ci sarà. Cos'è questo simbolo? Non ci sono pietre. E allora spostati un po'. Vale a cercare le pietre. Qua l'avranno costruito? Col cavolo. La casa? Col cavolo.
cosa vendi? Vendere per le balestre. Allora, prendiamo un po' di oro. Facciamo 500, va. E compriamo un po' di cosette, va. Compriamo di nuovo qualcuna di queste. Una cinquantina. Poi qualche balestra, anche se forse le balestre per adesso non le devo, non mi servono, quindi lasciamo perdere. Però Marchi, pensavo, sei solo 10 costruttori, è probabile che se nel mentre costruivano qualcosa, tu hai dato avvio a un'altra costruzione, loro mollano il vecchio per il nuovo. Allora no. La cosa è così, seguono l'ordine in cui gli dai le cose. E poi c'è una distinzione tra bracciante e costruttore. Il costruttore è quello che porta materiali sul sito ed edifica quello che gli hai chiesto di costruire. Sto perdendo soldi. La cosa non è apprezzabile. Perché sto spendendo troppo in addestramento guardie. Ma va? Ma va? Ma va? Ma va? Comunque, dicevo, tra l'altro, questi si sono. Ho una casa grande. Ma davvero? Ma che bello! Non me ne ero accorto. Comunque dicevo, poi c'è il bracciante è quello che libera il terreno prima della costruzione e sono due figure lavorative diverse. Sto pensando di licenziare questa gente anche perché in realtà le guardie so che difendono il difendibile, ma sono lavoratori che nel frattempo non fanno altre attività. Quindi avere tutta sta gente che sì, difende il villaggio, però sono persone di 5, non li mandati in pensione 5 e loro sono braccianti adesso. Ok. Me ne pentirò, lo so. Poi i predoni in genere arrivano di là, quindi questi. Guarda, facciamo così. Questo riattiviamolo. Spegniamo queste due, anche se questa è vicina alla tesoreria, mi servirà. Però, vabbè, siamo a corto di gente. Quindi i costruttori sono quelli che mantengono gli edifici, per esempio. Tipo, non stanno riparando questi edifici. Non può lavorare. Perché non puoi lavorare? Non è che io ho lasciato. No. Proviamo a dargli una botta di allarme. Loro dovrebbero interrompere tutto quello che fanno. Leviamo l'allarme. Vediamo se così si risolve. Non ha lavoro. Ma perché non è lavoro? Ragazzi, si è buggato qualcosa. Sai
si è buggato qualcosa. Anche se io sto sentendo abbattere alberi, eh. Materiale al sito di costruzione. Vediamo un po' cosa sta facendo. Seguiamo questo costruttore. Ok, i costruttori stanno costruendo. Va bene. Te, che cosa stai facendo? Trasporta oggetti al deposito. È solo lei. Cosa stai trasportando al deposito? Che poi perché c'è tutta sta roba in mezzo alla strada? Cos'è, pieno di nuovo? No, non è pieno. I depositi non sono pieni. Tra l'altro miglioriamo sta strada, vediamo se questa cosa la fanno. Porta materiale al sito di costruzione. Ma sei il bracciante, giusto? Non ho più braccianti. Ottimo. Ottimo. Non lo so. Ti giuro che non lo so. Siamo proprio bloccati e non so perché. Qui la fertilità come va? Un pochino meglio. Ma questo è ancora qui, ma è morto 10 anni fa. Non c'è neanche nessuno che stia portando i cadaveri al cimitero, c'è ancora più boh. Qualcuno ha perso della sabbia così, cioè, perché? Guarda! Thank you.
giuro che non so. Ok, manca il ferro. Abbiamo finito il ferro. Non è vero. Non è vero. Non è vero che abbiamo finito il ferro. È il minerale di ferro che abbiamo finito. Ok. Aspetta. La fonderia qua. Perché oggettivamente mi sta producendo parecchio oro. Ora diminuiamo un pochino l'oro in proporzione e facciamo del ferro. In effetti ne ho tanto di oro, eh. Ne ho ancora un altro po', 3 a 1. Tutte le produzioni sono ferme. Perché non ho braccianti? Va bene. Accetto questa cosa. Mi servono abitanti. C'è un mercante? No, non c'è un mercante. Molto bene. Non li puoi comandare uno per uno. È fluida la cosa. Decide il gioco chi fa cosa. Non puoi assegnare personalmente un incarico. Gli puoi dire quante persone vuoi assegnare a quell'incarico. Cioè, io qui ho due lavoratori perché qui ho selezionato due su due. L'edificio potrebbe avere anche un solo lavoratore o appunto due. Prendiamone uno con più lavoratori. Questi. Per esempio, la segheria adesso io gli ho dato il massimo. Cioè, è il gioco che gli assegna. Io gli ho detto metticene 6, ma siccome non ho lavoratori e siccome, no, aspetta, non è che non ho lavoratori, è che ho raggiunto il numero massimo di assi che gli ho chiesto di produrre. Probabilmente è sui 800. Ma può vedere quanto gli ho chiesto, quante assi gli ho chiesto. Gli ho detto 600, 750. Quindi se scendo sotto 600 loro ricominciano a produrle. Se ne ho. Quando producono arrivano a 750 e si fermano. Siccome adesso sono a 700, non servono assi, quindi non c'è nessuno che lavora. Ma quando gli chiederanno di lavorare, il gioco ci assegnerà automaticamente a un massimo di 6 persone. Potrei scendere, potrei dirgli non metterci più di due lavoratori. E questi sono proprio slot disabilitati che il gioco non riempirà. Però tra l'altro ora è ferma la produzione, quindi incarica i fannulloni in posti in cui ci sono posti assegnati. Ma non è così. Cioè qui tutti i posti che ho assegnato sono pieni. E infatti ho 10 braccianti adesso. Non sono abbastanza. Vediamo a caso dove sono. Allora, vediamo. Lui sta trasportando oggetti in deposito. Lo sai che ho capito cosa stanno facendo?
Siccome gli ho detto di non tenere i tronchi qua, loro stanno spostando tutti i tronchi. Ma col cazzo, vanno bene i tronchi lì allora. Tutti i braccianti stanno facendo sta cosa. No, vabbè. Vabbè. Tutti, eh? Ma io mica pensavo che fosse. Tra l'altro, lasciando tutti i tronchi per strada, non si sa perché. Ora che fanno? Cerca cibo. Vabbè, cerca cibo, ci sta. Taglia alberi. Era quello! Taglia alberi, taglia alberi, taglia alberi, taglia alberi. Trasporta oggetti al deposito. Taglia. Era quello! Era quello! Stavano spostando tronchi da un deposito all'altro! Mollandoli per strada, peraltro! Guarda lì, hanno ricominciato a tagliare i benedetti alberi. E qualcuno quindi ha smollato pure la sabbia di qui per. Vabbè, non commentiamo. È meglio non commentare. Va bene così. Va bene così. Ma infatti è questo quello che ho fatto. Ma non mi ricordavo di aver deselezionato la legna da qui. Probabilmente ho detto, ok, la legna, siccome c'è la stazione di taglio alberi qui vicina, però in effetti c'è anche questa, quindi ok, no, va bene che la legna stia anche qua. Ok, si sono messi a liberare questo posto. Vediamo un po' se. Ne ho 21 adesso. 21 adesso. Taglia alberi. Ok, si sono messi a fare. Ok, hanno ripulito. Qua era quello. Mio Dio, era quello. Era quel trasferimento di materiale da una parte all'altra. Ok. Siamo con la produzione di birra. Ne ho 850. Davvero così tanta birra?
birra, 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 materiali prodotti, no, farina, agricoltura, no, articolo di lusso, birra. Ne ho tantissime in deposito. Mettiamoci a vendere birra, ragazzi. Quanta ne sto consumando di birra? Dov'è, 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 dov'è? Qua. Materiali prodotti. No, è di lusso, abbiamo detto, vero? La birra. Allora, ne sto consumando poco meno di 50, ma vabbè, un centinaio. Allora, te mi vai a prendere la birra e altro che 80, te ne tieni qui alla stazione di scambio, ne tieni almeno 500. E forse potrei anche produrne meno, in effetti. Però vabbè. No, Alessio, non domattina, ci vediamo venerdì sera con World of Warships. Albri, taglia alberi, taglia alberi, cerca rifugio, cerca rifugio, cerca rifugio, cerca rifugio, taglia alberi. Ok. Sì, c'erano meno risorse per terra prima, sì. Sì, quando non hanno nulla da fare possono farlo, ma potremmo costruire un benedetto bottaio, in effetti, eh. Allora, se hanno costruito il mattonaio, dov'è il mattonaio? Alleluia, 18 di pietra, ok. Mancano 18 di pietra e la benedetta fabbrica di mattoni è a posto. Ora 11. Oh. Io costruirei il coso per le pietre. Cos'è il coso? Ora sono tutti impegnati a fare questo campo di lavoro che dovrà in teoria occuparsi. Ma c'è un albero compenetrato nella pietra? Vabbè, questa roccia è priorità a questo punto. Sui 600 di pietra queste mi tirano avanti per un po'. Mi fanno tirare avanti. Sì, Mario, sì. Adesso stimo. E non è nuovissimo, quindi probabilmente lo trovi anche forse a sconto in certi periodi dell'anno. Lo dico sempre, ma.
cosa l'hanno fatta, i predatori stanno attaccando, è ovvio che i predatori stanno attaccando, è un cinghiale, non me ne frega niente del cinghiale. Dov'è? Dove siamo? Qua. Ok, allora te solo pietre, grazie. Solo pietre. Spostiamo anche un po'. No, non ci arrivo. Ci arrivo più o meno. È carino perché ti permette anche di spostare l'area da cui raccolgono. Cioè, questo gioco è veramente fatto bene. È veramente fatto bene. È intrippantissimo. Ogni tanto fa delle cose strane, ma questo è un altro discorso. Ok, volevo aspettare di avere pronto questo deposito per impostarlo correttamente su cosa raccoglie o meno. E qua c'è un altro deposito che... Questo, allora, questo cosa volevo che raccogliesse? Forse pietra, qua c'è le pelli, quindi non, però le pelli non... Ah, la legna da ardere, ok, sì. Però si sono messi a fare altre cose. Nuovo abitante nato. 19, ok. Cosa stai facendo te? Estrai pietra. Ah, ok. No, 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 no. Leva, rimuovi. Leva, rimuovi da bersaglio. Ok, ci pezza il campo da lavoro. L'abitante è morto. Di vecchiaia. Va bene, vecchiaia gliela concedo, guarda. Basta. Basta. Questo. Materiali richiesti. Giustamente lui non ha carbone vicino. Un po' di carbone stoccalo anche qua. Vai, zona di deposito. Carbone. E i mattoni. Mattoni me li metti qua. Molto bene. Ok, qui stanno costruendo, finito, ottimo. Allora, te, via, via, mi conservi solo pietra e forse della legna. Ok. Ci sono i banditi che ogni tanto razziano e razziano fastidiosamente. Il problema del il fatto... che fino adesso non hai investito in quel poco esercito che puoi investire, è che ogni cittadino diventa un soldato, ma è come tutte le altre occupazioni, quindi ti leva manodopera. E io non ho manodopera, quindi non avrei soldati, non avrei gente da far diventare lo soldato. E poi costa tantissimo. Adesso sto producendo dei lingotti d'oro, ma fino a prima di questa live la produzione di lingotti d'oro era zero, quindi andavo avanti solo con le tasse raccolte e era veramente un'infinitesima quantità di quella che servirebbe. Tutte le torri che ho costruito costano 50 d'oro di manutenzione, mi pare. Ed è il motivo per cui le ho disattivate. Mi servirebbero, probabilmente al prossimo attacco dei banditi me ne pentirò. Ma devi bilanciare i costi e i benefici. Cioè, non 50 luna, eh. Però aspetta, mi sembra sia 5 luna.
5 d'oro al mese l'uno. Che però, se non hai una produzione di lingotti costante come sto avendo adesso, non te ne puoi permettere. Non me lo dice, però me lo dice se vado su una di quelle attive. Immagino. No, sì, costo mensile 5. Ok, 5. Però comunque, se hai zero di produzione di lingotti d'oro e ti basi solo sulle tasse, considera che una casa ti dà uno d'oro al mese. Solo la casa. Vediamo un po'. Cosa ti posso avere? Lo vuoi un po' di birra? 80 birra. No, vorresti dei vestiti. Mi dai 17 d'oro. Vabbè. Candele che non sto facendo. Il carbone, ma il carbone lo uso, quindi il carbone non te lo vendo. Ti posso vendere qualche vasellino. Ma senti, i vasi e i vestiti te li posso dare. Ti vendo tutti questi 50 vestiti che ho. E ti vendo questi. Dov'erano? Questi 50 vasi. Vai. Mi vendi qualcosa di interessante? Hai degli attrezzi? Ok, compriamo un po' di attrezzi. Perché li sto producendo, ma sono lentissimi a produrli. E quindi un 600 d'oro di attrezzi li posso comprare. Per il resto non è niente di interessante. Perché quanti attrezzi mi sta lui? 4. Ne produce 2 all'anno. Venti l'anno di lingotti di ferro. E siccome mi produce 2 attrezzi l'anno e una. Ah no, a parte che siamo appena iniziato l'anno. C'è un altro mercante? Andiamo a vedere. Mercante 2. Te vorresti delle pelli? Vorresti dei cappotti? Vorresti dei cesti che non ho? Vendere. Vorresti del sapone? Senti, il sapone te lo vendo. E hai da vendere piselli, radici curative, capelli di Sant'Adia. Queste migliorie non l'ho mai usate, ma resa delle colture di lino più 50%. Sarebbe buono. Sarei curioso di provarla una di queste, però per adesso aspettiamo. Non ho così tanto denaro, davvero per ora. Ok, avranno finito di fare il deposito là sotto? Vediamo un po', così poi non ci pensiamo più. Sì, ok. Allora, poi leva tutto e mi tieni il legno da ardere. Legna da ardere. Mi tieni la legna normale. Un po' di rocce potrebbero. Ok, e basta. Ok. Stress da calore, non mi interessa. Abbiamo i nostri primi 10 mattoni che useranno subito perché c'è un edificio qua su, mi pare. Dov'è che gli ho detto di. Ah, qua! Che non mi ricordo neanche che edificio sia. Il casale, ah, per il formaggiaro. Beh, sì, il formaggiaro mi fa comodo, quindi ok. 22, ok. Con l'interruzione delle varie produzioni, quando non devo tagliare alberi, siamo a posto con la gente. Tra l'altro, una ventina di minuti, poi chiudiamo. Però la produzione di mattoni l'abbiamo iniziata e lì sono contento.
C'è un'altra cosa che devo iniziare e che io credo metterò qua, in questa zona, ed è il bottaro, o il bottaio, bottarolo, botteggio, perché le botti fanno comodo, solo che questo inizierà a mangiarsi altra roba. Però dove sono le botti? Dammi le botti, dammi le botti, dammi le botti, perché non trovo le botti? Legname, birra. Che poi alcune di queste produzioni dovrei costruirne più di una, ovviamente. È che ma cavolo è il portaio? So che c'è. So che c'è, ma non lo vedo. So che c'è, ma non lo vedo. Non lo. Non hai risorse? No, hai risorse per forza, dai. Ciao Mario, ciao. Bottega delle conserve. Il casaro, ok. Stalla, panetteria. Calmi. C'è per forza. Allora, falegnameria, produce mobili, non mi interessano per ora. La birra, ok. Fonditore, ok. Fucina, ok. Mattonaio, ok. Vetreria, no. Cartiera, no. E legatoria, no. Dove minchia sono le botti? So che ci sono, so che ci sono. So. Queste sono miniere. Poi l'apiario, ok. Vasaio, vestitore, candelaio, ermeria. Deposito, forse? Dannazione, era il deposito. Ok. Rilentano, nel senso vanno a rilento. Non è tantissima la produzione di mattoni, eh? Investiamo perché mi serviranno i mattoni. Sono una parte importante dell'evoluzione del villaggio e degli upgrade, quindi mettiamoci 4 lavoratori sui mattoni. Ah, questa è una mina di ferro.
con calma, con calma. Porcaccio misera ladra, mi sono perso tre quarti della live. Scusa, Marche, ma mi sono arrivati i tecnici del fotovoltaico, i pittori e anche i camini. Ma chic, io da quando ti conosco che c'hai i lavori in casa, no? Ma la domanda è: ma di giorno lavorano gli operai, di notte te smantelli la roba? Oppure cambi casa ogni 3 mesi e quindi devi rifare tutti i lavori ogni volta? Perché, cioè, se vivi in un cantiere, non vivi in una casa, chic. Cominciamo a rimettere in piedi un po' di difese perché lì è importante che non ci vada nessuno a razziare, veramente importante. Tant'è vero che sto pensando se non ho abbastanza pietre forse per migliorare anche la palizzata, farla diventare delle mura vere e proprie, addirittura più importante della città centrale qua. Vabbè, allora, 15 mattoni. Aspettiamo che qua il casaro 60, mio Dio, ma è lentissima la produzione. Non è che ho ancora un mercante, no. Lentissima la produzione di mattoni, proprio. Cioè, non dico che ne dovrei costruire un'altra, ma quasi. Almeno
possiamo provare ad abbellire un po' per tirare su un po' di quattrini anche da qui. Cosa fa? Migliora la desiderabilità. Migliorare il pozzo cosa fa? Aumenta anche la desiderabilità. Senti. Ferro, roccia e 150 d'oro. E mi manca il ferro, come ho detto. Perché mi manca il ferro? Perché qua la fonditoria, fucina. Ok, quindi se io aumento un po', tipo raddoppiamo questi. Vediamo un po'. Qui ovviamente tiro giù, se alzo i lavoratori da una parte, tiro giù i braccianti dall'altra. Mi sembra ovvio. Che sta trasportando dell'argilla lui? Ah no, trasferiti il mese scorso. Ok, va bene. Ma no, non mi dire, il villaggio è corto di braccianti. Ma che novità, non l'avrei mai detto. Ma perché abbiamo ricominciato a produrre. Ok, la legna da ardere. Sì, e anche la segheria è di nuovo in produzione. Quindi per un po' avremo carenza di braccianti, ma è una cosa temporanea. Va bene. Poi 5 ne abbiamo impegnati nella difesa di questa zona. Però ci siamo. Oh, il bottaio. Il bottaio. Costruisce botti. Molto bene. Quante ne ha prodotte per adesso? Una. Molto bene. Questo villaggio è più complesso da far funzionare in New York. Se andava avanti un altro mese, il ponteggio lo tiravo giù io con le cariche di dinamite. No. Congelamento. Ma come congelamento? Cappotti, scarpe e una buona. Hai tutto! Hai tutto! Dov'è casa tua? C'hai pure la legna da ardere! Poi perché il carro passa di qui? Perché taglia di lì? E allora dobbiamo migliorare questa strada. Bene, tanto prima o poi vanno migliorate tutte, soprattutto in centro su. No. Se passano di qui, miglioriamo anche qua. Bene, abbiamo appena visto morire un abitante, così. Defunto. Defunto. È defunto. Non funziona più. È defunto. Non posso neanche cliccare. Perfetto. Vabbè. Lupi che ululano, ulupi
pululì, pupulula. Qui non hanno ancora migliorato questa strada. Va bene. Perché forse siamo a corto di braccianti? Forse siamo a corto di braccianti. E anche di spaccalegna, se per quello. Ah, merda, no, aspetta, aspetta, no, che palle. Allora, no, sabbia no, argilla nemmanco, carbone e ho materie prime di questo tipo te le concedo, anche se la pietra oggettivamente, però c'è, non facciamo casino. Ok. E quasi quasi, quindi questo sarebbe il caso di evitare che accetti. L'oro, visto che poi è lontano da... E anche il carbone sarebbe buona cosa che evitasse di accettarlo. La sabbia può tenerla, ma anche il ferro potrebbe essere il caso di evitare di accettarlo. Sì. Spero che questa cosa non faccia di nuovo casino con i braccianti, eh. Spero davvero. Che ne ho zero adesso. Ok. Zero mattoni. Con che punto siamo qua con la costruzione? 40 ancora, ma dai! È l'ora di chiudere, tra l'altro. Vogliono 2 anni per produrre 75 mattoni. 75 mattoni. Vabbè. Qui ancora d'argilla ce n'abbiamo un po'. 12.000 al massimo, poi ci spostiamo qua. Signori, è l'ora di chiudere. Il lavoro aspetta il marchingegnere. Con calma avrai anche le tue botti, magazzino, tranquillo. Questo porta 54 di pietra in giro per... Vabbè. Allora, continuiamo a avere il grosso problema della manodopera. Abbiamo però completato quello che mi ero prefissato di completare, ovvero abbiamo costruito il mattonificio. Ne resta un paio di mattoni. Perfetto, Chic. Vada, vada per i mattoni. Abbiamo completato l'obiettivo di costruire il mattonificio. Non risolve del tutto il nostro problema, dobbiamo semplicemente aspettare ora che i benedetti mattoni siano pronti, perché a quel punto però si tratta solo di aspettare, potremo intanto migliorare il mercato, che era una delle cose che volevo fare, perché come vedete il raggio d'azione del mercato è piuttosto limitato, migliorarlo con 50 mattoni, 300 di oro e 60 assi di legno mi aumenta non solo la desiderabilità, ma anche il raggio d'azione del mercato e anche i soldi che guadagni. Quindi quello sicuramente va fatto. Per il resto non sta andando malissimo, non so quanto andremo avanti su questo gioco. Sicuramente un'altra live ci vuole per vedere di migliorare almeno sto benedetto mercato, eccetera. Sì, però a questo punto è l'ora di salvare, non devo più indugiare. Confermiamo il salvataggio. Conosco da questi visuali. Questo cos'è?
Sì, questa è una delle prime mappe, cioè la prima mappa proprio. Dai, vada per lui. Lingus Mingus Dingus, bellissimo nickname. Ride Lingus Dingus Mingus, perfetto. Signori. Cioè, mi collego e si blocca. No, non è che si blocca, chiudo. Black, devo andare al lavoro. Siamo qui dalle, quasi da prima delle 10. No, dalle 10. È l'ora di andare. Signori, vi lascio a questo giocatore di SnowRunner che sta facendo una rerun, mi sembra di aver letto. Quindi in realtà è uno che sa giocare, ma è di nuovo tornato alla prima mappa, prima o poi. Quando sarò in pensione lo farò anch'io. Noi ci vediamo sicuramente venerdì sera. E ora ragiono su quando portarvi il titolo di cui mi hanno dato la chiave. Vediamo. Signori, au revoir. Ciao.